Amici followers, il tanto atteso nuovo trailer di Shadow of the Erd 3 è stato finalmente rilasciato. C'è così tanto da esplorare, una vasta quantità di lore, molte implicazioni, speculazioni, elementi affascinanti e inquietanti. Mi chiedo perché non sia già il 21 giugno, onestamente. Comunque, andiamo a vedere un po' più da vicino il trailer in questione. La nostra storia inizia con immagini estremamente grottesche. Una mano che penetra nella carne di qualcuno e ne estrae fili d'oro, probabilmente capelli. Questa mano dovrebbe essere riconoscibile poiché il braccialetto visibile appartiene alla regina Marika. E dove sta affondando la mano? Si tratta di carne coperta da un tessuto, apparentemente una pancia gravida dalla quale rimuove i fili d'oro. Il dialogo recita: Michella il Gentile narrò dell'inizio della seduzione e del tradimento, una vicenda da cui emerse l'oro. Questa frase deve essere contestualizzata con ciò che già sappiamo della regina Marika e del DLC delle Terre dell'Ombra. L'ambientazione del DLC è il luogo dove la regina Marika mise piede per la prima volta, divenendo una dea e dove nacque l'albero. Ritornando alla scena iniziale in cui affonda la mano nello stomaco, possiamo fare riferimento al trailer di gameplay dove appare un dipinto raffigurante un uomo anziano e una donna incinta al suo fianco. Potrebbe essere questa la donna da cui la regina ha sottratto l'oro e l'uomo con cui ha avuto una relazione? Rimane un'ipotesi interessante da esplorare. Nella scena successiva vediamo la regina camminare su di una gradinata coperta da cadaveri scuoiati. Questo dettaglio è significativo poiché una parte rilevante della lore di Elden Ring riguarda la caccia agli dei. Tuttavia, non ci sono tracce di questi eventi nell'interregno. La Terra dell'Ombra, quindi, potrebbe essere il luogo dove ciò è accaduto e, data la presenza di così tanti cadaveri scuoiati, potrebbero essere i resti di quella caccia. Ma la scena successiva è intrigante. La regina tiene in alto dei fili o i capelli che ha estratto dal ventre, i quali sembrano assumere la forma di una runa da cui emana un grande potere. Ciò che vediamo qui potrebbe essere il momento esatto della creazione del suo ordine dell'Elden Ring e la sua ascesa a divinità. Successivamente vediamo una massa imponente di questi corpi che si staglia verso l'alto fino al cielo, con numerosi dettagli che richiamano le grandi radici di un albero. Questa associazione è significativa perché sappiamo che una volta diventata una dea è nato l'albero sacro, quindi ipoteticamente le radici di quest'albero sono fatte di corpi. Proseguiamo poi con una scena di guerra. Gli eserciti di Mesmer l'Impalatore assediano le Terre dell'Ombra. Non conosciamo esattamente le ragioni di questa guerra, ma è evidente che il lato di Mesmer è quello vincente, con l'intera città in rovina avvolta dal fuoco. È interessante notare il movimento delle fiamme di Mesmer. Sembrano piccoli serpenti da lui comandati, lasciando dietro di sé una scia nera. È suggestivo e ricorda il richiamo del rancore di Rykard, pur non essendo esattamente identico. Infine, vediamo una scena molto suggestiva di una donna accovacciata a terra che stringe saldamente una sorta di lancia. Non abbiamo molti dettagli o elementi su cui basarci per ipotizzare chi possa essere questa donna, tuttavia ricorda molto la concept art dell'Apostolo dei Sacri d'Erma molto tempo prima dell'uscita del gioco. Dopo questo, otteniamo una splendida ripresa della Danza del Leone che combatte attraverso parte dell'esercito di Mesmer prima di affrontarlo. Sappiamo da Miyazaki che questa danza del leone rappresenta la cultura della Terra dell'Ombra, quindi credo che sia sicuro presumere che Mesmer sia in guerra con gli indigeni e questi siano i due schieramenti in questa guerra. Successivamente vediamo le conseguenze, dove Mesmer dimostra il suo soprannome di Impalatore e sembra essere chiaramente il vincitore di questa battaglia. Ma guardando in alto notiamo che questa battaglia si svolge nella città che avevamo visto nel primo trailer di gameplay, con essa che crolla verso l'alto, verso il cielo, con quell'albero scuro che perde la sua linfa che abbiamo visto più e più volte. Ma la domanda che dobbiamo porci qui è: perché Mesmer sta assediando la Terra dell'Ombra? Chi lo ha incaricato e per quale motivo? Penso che sia probabile che sua madre sia proprio la regina Marika, e forse Mesmer è il figlio di questa relazione e per questo è stato cancellato dalla storia e lasciato nell'oscurità. Il tono del trailer qui cambia totalmente, con una voce narrante in sottofondo. E così gentilmente Michella avrebbe abbandonato tutto, la sua carne dorata, la sua forza accecante e persino il suo destino. Vediamo panoramiche con la stessa runa che può quasi certamente essere ricondotta alla grande runa di Michella e notiamo alla sua base gli stessi fili simili a capelli che abbiamo visto con Marika all'inizio. Otteniamo poi una ripresa di Michella che cammina attraverso i campi delle Terre dell'Ombra.
E ancora, nonostante tutto questo tempo, non vediamo il suo volto, ma poi otteniamo una ripresa particolarmente enigmatica. Una figura di una donna che ricorda vagamente Marika, affondare in quello che probabilmente potrebbe essere un mare. Non ho idea realmente che cosa possa significare questa scena. Eventualmente, ragazzi, se conoscete il significato, commentate pure qui sotto. Gli ultimi frammenti di questo trailer mostrano qualcuno che traccia il terreno alla base dorata di queste rune di Michella. Si vede che si tratta di un gruppo di PNG, molti dei quali erano stati già mostrati nei trailer di gameplay, tuttavia il dialogo qui dice: «Ma non siamo scoraggiati, scegliamo di seguire». Quindi questo gruppo sembra essere lealista nei confronti di Michella, il che è molto interessante considerando che Michella ha un'abilità unica e sinistra di suscitare l'affetto delle persone. È davvero una scelta volontaria o c'è qualcosa di più profondo qui? La domanda rimane: quali sono le intenzioni di Michella nelle Terre dell'Ombra? Ci sono tanti quesiti che necessitano risposte, ma al momento possiamo soltanto fantasticare su quello che ipoteticamente questo trailer ci può raccontare. From Software è sempre stata criptica nelle spiegazioni e probabilmente tra un mese avremo le risposte tanto attese. Non vedo l'ora, ragazzi, che sia il 21 di giugno. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione come sempre e se il video vi è piaciuto mettete pure un like ed iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prossimamente con nuovi contenuti dedicati ad Elden Ring. Ciao a tutti, gente!